Buongiorno e bentrovati a Leoni Files, il podcast settimanale dell'Istituto Bruno Leoni. Come sempre sono Carlo Stagnaro e come sempre con me Carlo Amenta e Serena Seleoni. Oggi parliamo di un tema. Eh, no, non dire. vuole salutare, Serena, perché con l'anno nuovo fa così, eh. non saluta più. Eh. Cioè Ormai è così. Già non mi, mi impedisce di parlare, ma lo no, faccio apposta, così ti abitui. Ecco, e la tua prevaricazione mi dà l'opportunità per introdurre. Eh, il tema di oggi, che è un tema al tempo stesso di enorme attualità e però di cui eh, raramente si discute, e, e, e vale a dire il modo in cui la trasformazione, la rivoluzione digitale sta cambiando il mondo della musica, sta cambiando eh, gli incentivi eh, per gli artisti, sta cambiando la distribuzione del valore all'interno delle, de, delle varie filiere. E ne parliamo con eh, Massimiliano Pani, eh, che è produttore musicale, eh, arrangiatore, compositore eh, e amministratore delegato di PDU, che è una delle poche credo private label eh, italiane. Che è nata eh, per, per produrre e gestire contenuti di mina, eh, e poi diciamo, è cresciuta e, e, e si è anche ampliata. Quindi, benvenuto eh, Massimiliano Pani. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ecco, io partirei proprio da come dire, una fotografia eh, di come si sta trasformando il mondo della musica nei tempi del digitale. Da un lato, tutti noi abbiamo la percezione di poter fruire infinitamente di più eh, del, dell'accesso ai contenuti musicali, se parliamo di musica, ma vale naturalmente lo stesso per, per tante altre forme di, di, di arte, di esibizione, eccetera. Eh, Dall'altro lato, questo non può non avere conseguenze sul, sul lavoro degli artisti e sul lavoro dell'industria, Diciamo così. Ci, ci, ci aiuta a mettere a fuoco questo, questo cambiamento, questa trasformazione. Ma eh, l'arrivo del digitale non è di per sé un male, è un male, come è stata. Eh, come, come la discografia ha gestito tutta la parte di, di, di cataloghi e come ha permesso che fosse sfruttato tutto. Togliendo completamente una percezione di valore alla musica. Cioè, oggi la musica è gratis. Per la maggior parte dei ragazzi è una cosa che non si deve pagare. Si può non pagarla perché uno va su YouTube, si fa una sua tracklist, lo usa un po' come se fosse un jukebox, fa una tracklist di video, può non guardarli si ascolta la musica. Ebbene, questa è una fruizione che va per la maggiore perché quelli che hanno un abbonamento Spotify in Italia sono veramente pochi. Ma anche nel resto del mondo, sono in Svezia, sono un certo numero. E eh, Di fatto la musica viene consumata in maniera gratuita, questo a detrimento di tutta una filiera, di tutta un'industria, per primo l'artista. Ma non è solo questo, non è solo grave che ci sia un consumo di musica senza che nessuno prenda un soldo, quindi autore, editore, compositore, eh, musicista, chi ha suonato, eh, i tecnici del suono orchestrali e poi andiamo su tutta la catena discografica, quindi chi ha prodotto questa cosa fino all'artista che in verità non prende più praticamente niente. La cosa più grave è che viene messa anche della pubblicità sui contenuti degli artisti senza che gli artisti prendano assolutamente nulla. Esempio, uno fa una ricerca Vasco Rossi, Valentino Rossi perché ovviamente tocca tutto, la musica, ma anche lo sport e anche il cinema. Però quelli del cinema sono stati un po' più bravi e la prima cosa che parte è una pubblicità. Dopodiché comincia il contenuto, la canzone, il video, quello che è, e sotto c'è un banner pubblicitario e se è un contenuto più lungo di tal minuti, a metà si interrompe e parte un'altra pubblicità. Tutto questo contenuto pubblicitario viene pagato a Google ma non viene data nessuna royalty agli artisti e agli eventi di diritto. Questa è una cosa che non si può fare. È come se io entrassi in una farmacia e senza neanche dire questa è una rapina, mi faccio dare l'incasso e i prodotti ed esco senza pagare. È esattamente la stessa cosa. Ecco, c'è un passaggio, eh, un passaggio diciamo, de de della trasformazione, che mi sembra, però, un po' quello che sta succedendo in generale nel campo del digitale, cioè la fruizione di contenuti gratis, certamente crea dei problemi e sfida sempre di più la proprietà intellettuale. Però forse il modello è cambiato. Allora la domanda, forse un po' provocatoria, diciamo, ma d'altronde siamo qua diciamo, per, per capire meglio, è se effettivamente questo è un modello di business che cambiando ha dato delle opportunità diverse. Mi spiego meglio. La fruizione gratis, per esempio, consente all'artista di essere più famoso perché ha molte più persone che lo ascoltano perché la fruizione è molto più immediata. Ecco, questo ha cambiato il modo in cui gli artisti guadagnano. Faccio l'esempio concerti dal vivo e quindi ha dato la possibilità di cambiare un po' il fuoco dalla casa discografica all'artista. La domanda è, è un problema dell'artista che invece poi ha più notorietà e può effettivamente eh, in qualche modo trovare modi diversi di guadagnare o è un problema della casa discografica perché in un modello di business che non funziona più come prima? Allora, per guadagnare oggi gli artisti devono fare concerti. Questo perché non c'è nulla di digitale, se vuoi entrare paghi il biglietto, se no rimani fuori dal cancello. Però c'è un gatto che si morde la coda perché per venire a vedere un concerto devi conoscere l'artista. E come faccio a vedere un concerto di un artista che non conosco? Per cui alla fine i nuovi artisti sono, sono esclusi da questo meccanismo. Eh, la vendita dei dischi, le edizioni musicali, era uno dei tanti rivoli che Portavano acqua a questo fiume che poi arrivava alla cascografica, all'editore e all'artista. Adesso è rimasto solo il concerto, il resto sono veramente pieni. Vi faccio un esempio: Spotify paga per un stream per uno stream 00043 euro. Questo vuol dire che un milione di stream, attenzione un milione è tanta roba, eh? pensate un milione di persone che comprano 45 giri, sono 4.300 euro lordi. Lordi vuol dire che questi 4.300 euro vanno ancora suddivisi tra la SIAE, la casa discografica, l'editore, autore, compositore e infine l'artista. Cioè un milione di euro alla fine per l'artista vogliono dire, ma qualche centinaia di euro forse. Un milione di, 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 di stream, scusate. Amazon è uguale 0,0040 e YouTube addirittura meno 0,001. Quindi quando si dice quello ha fatto 100 milioni di streams. Sì, vabbè, fattura come nel PEC che vende prosciutto e formaggi a Milano in centro in una settimana. Cioè, scappa veramente da ridere, sono cifre con cui non, non, si può, non si può fare conto, non hanno nessun senso. E infatti, quando si parla di nuovi artisti, si vedono delle cose che escono, hanno un momento di picco e poi purtroppo, già due anni fa o tre non sa più dove sono, no? Ma anche gente forte questa è la cosa veramente brutta. Mentre prima si aveva il tempo di affezionarsi, l'artista aveva il tempo di maturare, di trovare la sua strada, cosa dire? C'è un esempio Vasco Rossi, Zucchero, ci hanno messo anni a uscire eh? e poi hanno dimostrato i grandissimi artisti che erano. Oggi esci, fai una cosa, se ti va bene viene ascoltata, e da lì in avanti, via, avanti, fate i prossimi. Quindi, questo è un tritacarne terrificante per gli artisti: è una cosa sbagliata e ingiusta, perché dal successo momentaneo di quell'artista guadagna solo Google e Facebook, non guadagna nessun altro, nemmeno l'editore, la cascografica, nessuno. E se pensiamo che nel 1804 il codice civile napoleonico diceva che il più nobile dei diritti è la proprietà intellettuale, allora si riferiva ai libri e ai quadri. Però eh, sono passati 200 anni e siamo tornati indietro. Siamo ancora siamo tornati indietro. È agghiacciante. Sempre se per eh, diciamo, approfondire le nostre conoscenze e anche, e anche viv vivacizzare questo, questo bel incontro, quando noi eravamo ragazzi eh, iniziavano, eh, iniziavano a circolare i cd pirata. No? Io ricordo la, la, il, il primo cd pirata che mi fu regalato no, Noi non la... ne abbiamo mai avuti a Ma ci teniamo no, a dire no. Ma sì. no, mi piacevo no. no. anch'io per gli amici, eh. Eh, prest... a, Serena, a Serena li regalavano a noi, noi non ne abbiamo fidelità. E mi ricordo tempo. il primo che mi hanno regalato, me lo ricordo benissimo, eh, erano dovuti andare a inciderlo in uno studio. Eh, poi nel giro di un anno, forse anche meno, eh, era una cosa che si poteva fare anche a casa eh, con uno stereo a, a, a doppia piastra. Eh, e appunto um, si diceva, siamo, siamo un po' cresciuti al liceo, all'università, pensando che quella sarebbe stata la morte della musica. Eh, C'erano forse anche lì le prime pubblicità um, emotivamente aggressive no? sulla pirateria che uccide. E eh, poi, poi è venuta la musica on demand, che chiedo, forse ha salvato la musica da quella morte certa che era stata che era stata annunciata quando, quando eh, Carlo e Carlo avevano ancora i capelli. Eh, quindi eh, eh, quindi la, la domanda è, non è che forse eh, queste, questi atteggiamenti predatori eh, che lei eh, sottolineava e che sicuramente il mercato della creatività eh, soffre, eh, in realtà hanno per il momento consentito la sopravvivenza che Ripeto, era stata data per spacciata soltanto eh, ora svegliamo la nostra età, ma tanto la sanno tutti: soltanto vent'anni fa. Ma intanto il, il falso c'è sempre stato: la cassetta prima e poi il CD, ma era una percentuale talmente piccola da spaventare, ma, ma non creare un problema al sistema. Mentre invece, eh, il problema grosso non è che io faccio un CD per i miei amici e quindi non vengono vendute cinque copie. Oppure vado sul mercatino e trovo una versione falsa e c'è chi la vuole vera perché è un collezionista, gli fa piacere, c'è chi la vuole falsa e quindi è quella percentuale che comunque non spostava il mercato discografico. Adesso il problema è che c'è un monopolio di due grandi che sono Facebook e Google, che invece prendono le cose, i contenuti degli arti, li utilizzano a loro fini, ci vendono pure sopra la pubblicità. Poi mi dicono: ma il web deve essere libero. Il web è il più grande cartello del mondo. Non c'è mai stato nessuno con un potere come questo al mondo, nemmeno Augusto, l'imperatore, intendo dire, eh. Cioè, nessuno mai ha avuto un potere come questi signori. Che fanno Però... quello che vogliono con i contenuti di tutti e vendono la pubblicità in tutto il mondo con i contenuti di tutti, facendo delle cifre che non pubblicano, e non ci dicono e che non ripartiscono. Però al tempo esatto. stesso, si cioè, stesso... può dire che l'inquinamento che dava il falso prima sia paragonabile a queste catombe, non, non si può dire. Però al tempo stesso si ha la sensazione, da, da, da profani quali siamo noi, che oggi sia, è, è vero che è più difficile per un artista eh, costruirsi una carriera, perché abbiamo spesso delle meteore, però spesso queste meteore sono diciamo, de, de, de dei fenomeni che magari nel passato neppure avremmo visto, quindi neppure avremmo avuto la possibilità di godere. Quella, quella One It Wonder che, che invece oggi vediamo, forse in fondo anche una volta, tanti provavano, ma soltanto pochi ovviamente arrivavano al vertice e, e, e poi rimanevano. Cioè c'è davvero evidenza sul fatto che un artista oggi ha più facilità ad affermarsi, ma poi più difficoltà a, a rimanere, a proseguire col suo lavoro. Lì entriamo anche nel, nel discorso della qualità artistica. Allora, oggi se c'è un Prince, se c'è uno Sting, un Pino Daniele, cioè uno veramente che ha qualcosa da dire e ha una marcia in più, è adesso. E adesso perché nessuno lo cerca e nessuno investe su di lui. Mentre invece, fino a 10-15 anni fa, eh, tutte le case geografiche, tutti i produttori come me, cercavano ragazzi e ragazze in gamba e tiravano fuori dal mazzo quelli migliori. Poi qualcuno si riusciva a farlo conoscere, alcuni no. Però c'era chi investiva. Oggi invece non hanno scampo questi ragazzi, o vanno X Factor amici, o non hanno nessuna vetrina per la loro performance. Il problema è che sia amici che X Factor di lavoro vendono pubblicità, vendono spazi pubblicitari. Quindi devono mettere in scena una drammaturgia, cioè una drammaturgia, la ballerina grassa. Il ragazzo che canta che si innamora di quell'altra e poi dopo però si lasciano. Quindi è una specie di feuilleton è un grande uh, una telenovela dove sullo sfondo c'è la musica e ci sono delle performance. Ma non si fa così a fare artista, cioè non imparano nulla questi ragazzi, anzi, vengono tritati e scartati, perché l'anno prossimo ricomincia la drammaturgia, ricomincia il feuilleton, ci vogliono quelli nuovi, e quindi quello orfano, quello che è poverino. È un altro scoprire Non si fa così a tirare fuori un artista. E oltretutto è criminale perché tu questi ragazzi li stai tritando. Non so se avete visto, eh, hanno dato eh, prima di cominciare il factor, quest'anno, tutte le, le tutte le finali degli anni prima. Ma sapete che c'era della gente fortissima e il 99% non si sa più dov'è. È rimasto Mengoni e tutti gli altri sono stati massacrati. Questo perché? Perché non avendo un supporto di vendita della loro arte, non guadagnano, non fanno neanche concerti perché, dopo i tre mesi dalla trasmissione televisiva, nessuno sa più chi sono. E quindi questi artisti sono hanno un momento di notorietà e poi vengono completamente abbandonati da un'industria che non investe più su di loro. Cioè, perché io dovrei investire su un disco di serena. Se non guadagno dei dischi, metto la pubblicità su Serena perché è una bella ragazza e quello che fa è bello, però io non ne guadagno nulla. Non riesco a fare i concerti perché non siamo riusciti a far sentire il disco di Serena abbastanza perché lei poi portasse in una sala teatro della gente, quindi non investirò mai. Ecco, quel... mi, se... le discoghe, mi sembra delegano alle televisioni questo compito e poi, se mai se c'è uno che esce, lo comprano. Mi sembra che questo ragionamento, particolarmente utile sul tema diciamo, della professionalità e della qualità, chiami un po' in causa quello che diciamo, la professoressa Sironi chiamerebbe il fenomeno della disintermediazione, certo non me è stagnaro, cioè un tema che nel mondo digitale è piuttosto evidente. Noi stessi ne siamo un prodotto, nel senso che ognuno di noi fa, diciamo, il ricercatore, il professore universitario, oggi si trova a in qualche modo, fare un prodotto diciamo di divulgazione senza avere, però, nessuno che lo assiste o lo guida rispetto a quella professionalità. Lo stesso vale per le notizie, no? con tutto il tema delle fake news. Ecco quanto manca nella musica il ruolo dei professionisti che per l'appunto investivano e quindi già con una forma di investimento di mercato perché quella è certamente mercato. Però avevano non solo il compito di andare a capire qual era il gusto dei consumatori ma anche quello di andare a capire se quel prodotto incontrava questo gusto forse nel lungo periodo quando probabilmente saremo tutti morti però sicuramente si producevano delle cose un po diverse ecco quanto pesa il fenomeno della sintermediazione nell'ambito della musica e cosa si può fare rispetto a, a, a questo nel mondo digitale cioè e, e certamente oggi è questo che è il mondo che viviamo quali possono essere le soluzioni per fare rientrare la qualità dalla finestra, visto che dalla porta in qualche modo l'abbiamo buttata fuori. Beh, i, i problemi li abbiamo detti, una soluzione potrebbero essere la blockchain e gli NFT. Quindi tornare a comprare musica dove c'è però una catena dei diritti ben precisa, chiara, che è incollata a quel prodotto e che ne certifica la proprietà agli aventi di diritto. Quindi se la gente capisse che la musica in qualche modo può essere migliore se si torna a comprarla e compra magari degli NFT musicali, perché poi l'NFT è una scatola, può contenere arte visiva, può contenere performance, può contenere anche musica. Beh, questo potrebbe rimettere in piedi l'industria. Per esempio, noi come PDU, che siamo un'etichetta dal 67, quest'anno abbiamo lanciato PDU Music, che è un sito di e-commerce che vende vinili. Nastri analogici per chi è ancora il vecchio Revox. Vi ricordate il Revox, la pizzona, quella. Oppure NFT, perché secondo noi il futuro del digitale è l'NFT, non è lo streaming. Ovviamente siamo dei matti che crediamo in qualcosa che è ancora la qualità, l'oggetto bello, per la parte fisica è l'NFT per, per, per la parte digitale, ma ci si arriverà. Cioè il futuro è quello, non c'è dubbio. Ci sono già artisti che hanno cominciato a togliere la loro roba da Spotify, ci sono... Molti artisti si sono resi conto di, di quanto stanno subendo questa violenza eh, sullo, sulla loro parte artistica creativa e piano piano non si vedrà. Certo, io, io capisco i ragazzi, cioè i ragazzi non hanno chance, quelli che fanno, fanno quello che possono e quindi si mettono in gioco nel modo in cui possono. Però, però paradossalmente questo non è un po' diciamo, una sorta di, di eh, gatto che si morde la coda, nel senso che... Proprio quelle, quelle superstar che sono state in qualche modo, se non create, pompate dalla, dal modo in cui funzionano il mondo digitale, sono anche quelle che alla fine ha, possono avere interesse a sganciarsi e avere la forza di creare dei canali alternativi. Quindi è, è, è un po' il mercato che si corregge da solo, forse. Ma non è ancora così. Cioè, Per Roma, non ha fatto veramente ancora nessuno. E... C'è da dire che la musica alla fine vince sempre. Pre. Eh, infatti anche nell'entropia nello stato di disordine che c'è quando c'è una bella canzone fa il giro nel mondo eh, quindi la musica alla fine vince purtroppo non, non restituisce quello che sarebbe giusto a quell'artista che ha scritto quel pezzo o quel cantante che veramente ha una marcia in più però comunque esce farà più fatica, ci vorrà più tempo c'è un'ingiustizia di fondo per cui il suo lavoro non genera proventi per lui, ma per altri che stanno in California e non hanno nessun merito. Eh, questa è un'ingiustizia che però, vabbè... Però noi, dei... che siamo, ah, noi che siamo degli inguaribili ottimisti pro concorrenza e pro, pro dinamicità della concorrenza, siamo, cioè, ci credo che ci piaccia chiudere con questo messaggio, no? che, non che le cose evolvono. Non c'è sì. nessuna concorrenza in questo momento, quello è quello il problema, no? Ci sono. Non Però L'evoluzione: appunto, l'evoluzione rispetto a quando giravano i cd pirata, insomma, eh, vogliamo, essere, vogliamo essere fiduciosi che anche la musica vinca sempre. Però, a proposito di musica che vinca, mi consenta un'ultima domanda. E, e come, come vive il settore la concorrenza non nel settore, all'interno eh, del settore della musica ma con altri prodotti la concorrenza di tempo no? con altri prodotti che non sono musicali ma che stanno andando molto di moda a me fa molta... mi interessa molto che... ora dico una cosa che è in conflitto di interessi però questo nostro prodotto che molto artigianalmente facciamo questo podcast settimanale è seguito da una fascia molto giovane eh, di, di età sono... Per, per quello che intuiamo dai commenti sono, sono ragazzi, studenti, universitari per lo più, forse anche qualcuno più giovane che evidentemente mezz'ora del loro tempo la dedicano a seguire un prodotto che non è musicale eh, e quando in altri tempi, ai nostri tempi appunto avremmo sentito eh, un cd e forse vale anche per la fruizione dei video no? Quindi, appunto, nel, nel, nel vostro settore, quanto eh, sentite e, o soffrite la concorrenza eh, di, di, di prodotti che non sono più eh, musicali, ma che sono prodotti di fruizione e di consumo del tempo anche per le fasce più giovani della popolazione. Ma secondo me c'è spazio per tutto, e non è il digitale di per sé il male. Di per sé il male che non venga riconosciuta la proprietà intellettuale. Ma è giusto che ci sia spazio per un tipo di ragazzo che vuole ascoltare voi, che avete dei contenuti da dargli, come c'è invece quello che contenuti non ne vuole e vuole sentire una cosa invece di puro intrattenimento. C'è spazio per tutti, come anche tra l'altro c'è una, 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 un grossissimo movimento di giovani che ascoltano jazz e musica classica. Eh, c'è spazio per tutti. La cosa veramente che è un'ingiustizia è questo questo caparramento della proprietà intellettuale da parte di pochissimi che poi va a uccidere il mercato. Eh, se posso dire ancora una cosa, non è tutta colpa solo di questi due eh, Moloch che vi ho detto, molta colpa è la, della discografia, perché quando uscì Napster, non so se vi ricordate questa parola uscì un primo che disse... "E lo ricordiamo che... ampiamente, credo. Ce lo ricordiamo e credo che l'abbiamo pure usato qualcuno. Quindi <ride> diciamo... Eh, Ma di per, sé, di per sé è fantastico avere qui dentro migliaia di canzoni. È meraviglioso. Di per sé non è quello il male. Quando uscì Napster, le case discografiche avrebbero dovuto dire vabbè, allora lo facciamo noi. Cioè, questa è roba nostra, no? Mettiamo tutti i cataloghi, facciamo pagare 5 euro... Come per il telefonino, no? Il bambino arrivava a casa, il ragazzo chiedeva al papà mi dai 10 euro, ricarico la tessera? Se fosse stato possibile avere il telefono senza pagarlo, prima che ci fossero gli abbonamenti che ormai non costano nulla, quando ancora il telefono costava tanto, ma certo che nessuno l'avrebbe pagato, però non si poteva. Qui viene la colpa delle discografiche. Cosa succede? Quando arrivò Napster, loro lo rifiutarono. Quando arrivò eh, Steve Jobs a dire guardate io ho fatto questo affare che è un hard disk lo chiamo ipod però in verità è un hard disk dove si mette una cuffia e si ascolta della musica idea geniale e lui disse a me io non voglio vendere musica datemi i cataloghi io voglio vendere la macchinetta io voglio vendere questo non la musica e lui mi ha detto no no non te lo diamo. e quindi lui ha fatto itunes e si è preso in licenza i cataloghi ma, ma controvoglia tant'è che ancora adesso itunes è un po' un ibrido questo perché perché le discografiche non hanno visto il potenziale di questa svolta digitale, non l'hanno vista però in maniera non, vabbè, hai fatto un errore, ne paghi le conseguenze, va bene, può capitare. No, è stata una cosa in malafede. La discografia, come faceva i suoi fatturati? Un po' come l'editoria, tu metti i dischi nei negozi, dopodiché hai un reso e alla fine hai un saldo di quello che è tra distribuito e il venduto. Le grandi case discografiche in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Austria eccetera eccetera sono di proprietà di major che sono di fondi ormai. Cioè non c'è il signor Armani, il signor Barilla, e il signor Prada da noi. Da noi Sony, Universal e Warner sono di fondi immobiliari, sono di, di casse pensionistiche. E non c'è più qualcuno che controlla cosa fanno i manager. I manager... Per a fine dell'anno hanno un bonus se fanno il fatturato determinato, no? il famoso budget. Quando hanno capito che mettendo la musica qua la gente avrebbe ascoltato e comprato quello che voleva, e quindi loro non potevano più drogare al mercato di vendita e fare il bonus hanno detto di no. Quindi, non hanno fatto un errore perché non l'hanno capito, hanno fatto un errore strumentalmente che è andato a detrimento di chi? Degli artisti, della musica, della creatività, dell'arte, del diritto. Loro hanno detto: Io arrivo a marzo, chiudo ad aprile il mio anno, mi mancano 200.000 copie. Mettevano nei negozi baglioni e poi dicevano: Ma me lo dai a maggio? Me lo ridai a maggio? Facevano vedere agli americani: Guarda, ho fatto il budget. Prendevano il bonus e poi andavano alla Procter Gamble, alla Unilever, alla Ferrero, alla Luxottica. Perché così, cioè, questi non è gente che amava la discografia, è gente che stava lì per fare il bonus e andare via. Non c'era il signor Armani che andava a vedere il pantalone, la piega e diceva: No, qui c'è il mio nome sull'etichetta, non lo potete fare così. Purtroppo la, la musica è stata distrutta, distrutta da dentro, cioè sono loro che hanno distrutto la possibilità di far diventare digitale un cavallo di battaglia fantastico. Per cui Napster mise tutto gratis, arrivò lo tsunami, tutto gratis, la gente, ovvio, una volta che è una cosa gratis, perché la devo pagare? Ma lo capisco benissimo. Quindi, noi non temiamo la concorrenza di altre cose che prendono lo spazio del tempo. Temiamo la concorrenza del fatto che ormai non si tornerà più a farla pagare. Se non magari con la blockchain, forse, vedremo, però non so, forse anch'io dovrò perdere tutti i capelli prima. Poi parliamo con Carlo, mi faccio dire. Sì, ma poi, poi, poi ti facciamo sapere come si fa velocemente. Diciamo si recuperi. Ah, diciamo, eh, però, eh. ci abbiamo messo. Va bene. Quindi. Con questo eh, giusto riconoscimento alla competenza del professor Aventa, eh, io direi che possiamo concludere. Credo di, di eh, mettendomi un po' in scia quello che diceva prima eh, Serena, con, con un poco di ottimismo, nel senso che è, è certamente vero, vero, eh, che eh, il mondo della musica sta attraversando una crisi profondissima, dovuta eh, sia a ragioni esterne, eh, sia in parte a ragioni, a ragioni interne. Eh, come diceva poco fa Massimiliano, ma eh, come ha scritto eh, Grande Foscolo, la poesia vince di mille secoli il silenzio e lo vincerà anche questa volta. Grazie è fatto, è e arrivederci. È l'industria discografica in crisi, non la musica. E questo è tutto sommato una buona notizia, credo. Grazie! <ride> Grazie! Arrivederci Grazie. alla prossima settimana. A presto!